Ciao a tutti, il videotest della Focus Zalco Max 8.7 si è svolto principalmente qui sulle mie strade abituali, ma c'è stata un'uscita, anzi più uscite, ma in particolare un'uscita che si è svolta in una cornice davvero spettacolare, che è quella delle Dolomiti. E il giro che sto per raccontarvi è piuttosto impegnativo sia per chi pedala ma anche per lei, per la bicicletta. Siamo pronti a partire? Allora, io sto facendo il mio giretto dolomitico e guarda un po' chi becco per strada. Questo signorino qua, Omar, di Felice, insieme a Mattia, stanno pedalando la Trans Dolomitics. Omar, dimmi un po' i numeri. 1166 km, 83 ore, 24.463. E di dislivello 14,5 di media. Mi fai paura, comprese le soste. Mi fate paura, comprese le soste sonno. Grandissimi. Adesso abbiamo ancora 90 km. Vabbè, io ho un obiettivo un po' più umile del posto, che sarebbe Campolongo, Giau, Valparola, La Villa. Non male, dai. Speriamo, Omar. Speriamo. Senti, rapporti? 52,36 dietro 11,30 48,35. Ah, tu hai strappo, ok. 30. Perfetto. Sono un po' più umani. Un po' più umani. Dopo aver usato il monocorona per un bel po'. Mamma! La mia bicicletta invece è la Focus Zalco Max 8.7. Equipaggiata con Shimano 105, 50-34, 11-30, vediamo come se la cava. Ha salutato Omar e Mattia, adesso inizia il Campolongo. Saluto Corvara e si va su, agile. Un chilometro a Livina a Longo, fra poco arriva lo spauracchio, il Giau. Guardo il cardio, tutto sommato va bene, non mi lamento. Che scenario, ragazzi. Qui fra poco si fa sul serio. Adesso mi fermo un attimo, fra poco a mangiare, mettere un po' di benza, però tutto molto bene direi. Per ora la bici si sente che pesa un po' di più, però non è così problematica come cosa, e andiamo avanti. Qui c'è la devastazione vera, come ha detto anche Nicola nel video della maratona, durante la maratona, qui è, viene da piangere a vedere questo. Undici chilometri, ecco il Giau. Garmin segna il segmento. Vabbè, questa è la sfida di oggi. Intanto curiosità, qui mi dà Vincenzo Nibali. Ciao Vincenzo. Andiamo, numero sconfortante. Wow. Quindicesimo tornante, 3,5 km. Nel frattempo mi guardo intorno e dico, da laggiù sono arrivato, quelle montagne lì, grandi. 18° tornante. Io intanto sto con il rapporto, non con il più agile. Wow. Ok. Sempre più vicino.
Silenzio surreale, a parte le macchine e le moto. Ormai ci siamo, meno di un chilometro. L'ho preso a mo' di lunga SFR. Bella soddisfazione. Ale. Ventinovesimo e ultimo. Fatta. Colle Santa Lucia. Passo Giao. Mi fermo da qualche parte per dire due parole. Fatta. Questo è Colle Santa Lucia. Passo Giao. Vi confesso che quando ho chiesto a Focus di fare in modo di testare l'Aizalco, e mi è stata proposta la versione, diciamo, economica, confesso di aver, come dire, un po' storto il naso, abituato a biciclette sulla leggere, sulla efficace. In cima al passo Giau, appena arrivato, ha cominciato a soffiare un vento veramente forte, per cui non sono riuscito a registrare un audio decente. Le sensazioni provate in cima sono state semplicemente magnifiche, grandiose, e sebbene la bicicletta pesi 8,2 kg è stata comunque piacevole da utilizzare, ma soprattutto da guidare. Le considerazioni le ricordo ancora adesso. È stata un'emozione davvero davvero grande. E questa bicicletta qui, la Focus Zalco Max 8.7, è stata la bici della mia ripresa, perché dopo l'incidente ho dovuto ricominciare gradualmente a pedalare. Ero abituato a biciclette di altissimo livello, super leggere, super reattive, e salire su un mezzo da 8.2 kg, lo confesso, all'inizio mi ha un po', demoralizzato. Però poi alla fine, il buon senso ha avuto la meglio, perché fa parte del nostro lavoro, e soprattutto era anche una mia curiosità personale quella di verificare quanto una bicicletta, entry level, fosse piacevole da utilizzare, quali fossero realmente le differenze fra questo mezzo qui e un mezzo più evoluto, ma soprattutto anche molto più costoso. Il prezzo di questa qui è di 3.199 euro, quindi in alcuni casi anche un terzo del prezzo che si paga per una top di gamma. In cima al Giau, dopo aver fatto una brevissima sosta ed aver mangiato qualcosina, ho ripreso la discesa verso Pocol, quindi mi sono preparato per l'ultimo mostro della giornata, ovvero sia il Falzarego e poi il Valparola. Ora c'è da costare la discesa fino giù a Pocol. Quasi finita la discesa del Giau, siamo a Pocol, sono a Pocol. E qui anche qui si vede qualcosa di veramente poco piacevole, però nel complesso oggi sta venendo fuori un'uscita magnifica. Adesso c'è il Valparola e vediamo sulle prime rampe come rispondono le gambe. Qui inizia la salita del Falzarego, che poi diventa Passo Valparola. Sono certo che nell'ultimo chilometro e mezzo troverò vento contro, sempre. La gamba tutto sommato c'è. Ce la facciamo bastare. Facciamo la Cazzuoi, Passo Falzarico. Ci siamo. Si comincia. O meglio, si sta per finire. Non c'è tutto questo vento contro. Ogni pedalata fa male, però ce l'ho fatta. Ecco anche Valparola. Yes. Fatto il Falzarego, fatto anche il Valparola, e mi sono fermato qui a questa curva perché l'ho ribattezzata la curva Lanciotti,
perché mi sono fermato qui 2 anni fa con questa bici, con il Mono Corona, lo scorso anno con quest'altra bici, una bici aero, e quest'anno con la Focus Izalco Max, che è una bici che si è comportata in maniera egregia, è molto piacevole da guidare e per dirla tutta non serve per forza avere una bici milionaria per potersi divertire. Quello che è certo è che servono le gambe. Poi la bicicletta sicuramente ci mette del suo per facilitare la guida in salita, la discesa, tutti quei frangenti che già conosciamo. Questa è un po' pesante, come vi ho detto, ma la rapportatura 50-34, 11-30 riesce in parte a compensare questa non virtù di questa bicicletta. Ok, adesso ragazzi, per adesso è tutto, ci vediamo presto, ciao! Beh, diciamo che l'emozione in quel momento lì era davvero grande. Diciamo che ci sono ancora altre cose che vorrei dirvi su questa bici, e in particolare tutta la parte tecnica della Focus Izalco Max ve l'abbiamo spiegata in questo articolo. Sul comportamento dinamico del mezzo vi invito a dare uno sguardo all'articolo che ho scritto su bicidastrada.it e che trovate linkato sempre in alto a destra. E a questo punto posso davvero salutarvi e darvi appuntamento ai prossimi test, che si susseguiranno molto rapidamente sul nostro canale YouTube, ma anche sulle pagine web di bicidastrada.it. Quindi a prestissimo, ciao!